Talker, benvenuti alla nuova trasmissione musicale di Saronno TV, Sound Talking, la trasmissione dedicata alle band, agli artisti che fanno musica propria, che fanno musica loro. Le cover sono bandite. Come sempre non sono da sola a presentare la trasmissione, ma con me c'è un artista anche lui, un uomo di grande fibra morale, intelligente, intraprendente, bello, simpatico, sexy. È con noi... No... Lele Gig, pensavo fosse un altro. Ma no, non puoi dire queste cose. Sei partita benissimo, cioè vuol dire, stavi poi dicendo delle cose vere, verissime. Poi... Pensa che io credevo ci fosse con me quello lì, quello che fa Rosaletta. La gallina. La gallina vuole che ci sta. Antonio volevo. Antonio la gallina. Ciao Lele Gig. Allora, benvenuti signore e signori. Nuova puntata, quindi. Abbiamo un gruppo veramente fighissimo oggi. È un gruppo che ti mette addosso un po' di voglia, capito? Ti tenta. È un gruppo che ti tenta, sì, ti tenta. Come Fiesta? Perché cosa cazzo c'entra la Fiesta adesso? Ti tenta tre volte tanto. Beh, secondo me chiediamoglielo a loro. Pubblicità. Occulta. Io direi che potremmo chiederglielo a loro, però ci hanno detto che non possiamo mettere l'articolo, quindi come possiamo presentare se non possiamo mettere davanti l'articolo? Sono con noi Tentazione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Allora iniziamo subito col presentarvi. Dite i vostri nomi ai nostri amici telespettatori. Mi presento per tutti, altrimenti ci passiamo il microfono. Come ciao a tutti, sono Vic, poi c'è Dave, abbiamo Andrea e Gabri, rispettivamente voce, chitarra, batteria e basso della band. La cosa bella quando poi una band presenta i propri membri è che hanno sempre dei nickname, capito? Dei nomi artisti. Sì, cioè lui è Dave, lui è Swarks, lui è Franks, lui è Topo Gigio. Sono quelli veri. Sono quelli veri? Sì, sì, sì. Allora parlo a tutti voi genitori di questi ragazzi, cioè pensiamoci un attimino, perché voglio dire, assolutamente. Sta parlando Lele Gig. Appunto, quindi so bene di che cosa. Allora, prima domanda, solitamente quella che noi facciamo classica. La rompighiaccio, perché Tentazione? Il nome Tentazione nasce da un nostro primo brano che abbiamo scritto, sostanzialmente. Vi ha tentato? Che si chiama Che Tentazione. Che tentazione. Un brano rappresentativo e da lì abbiamo preso il nome. Hai sentito così? Sostanzialmente. Perché la cosa mi tenta. Hai capito? Quindi è una cosa che viene da dentro, è una tentazione. Quindi se vuoi ascoltare questo pezzo. Questa qua la taglierei. Noi non tagliamo nulla. Caro Dave. Beh, è partito tipo da 5 minuti, già partono gli insulti, siamo in tema. Tutto normale. Stalker è tutto a posto, va bene così. Quindi il nome arriva appunto da questo pezzo. Sì, da questo brano che ci rappresenta, a parte che ci rappresentano tutti, comunque è stata una decisione unanime. Ma quando avete appunto lavorato su questo album, dove fa parte appunto il pezzo Che Tentazione, non avevate ancora un nome quindi? Cioè era in work in progress? No, il nome è stato deciso già prima di registrare l'album. Storia della band, facciamo così. Quando nascete, come, perché vi siete trovati per strada, avete detto, ehi tu suoni il clavicembalo? La storia è un po' lunga, facciamo metà e metà, sì, perché sì, sennò mi stanco. Allora, praticamente... Noi li vogliamo solo se sono deficienti, se no niente. No, scusami, cosa vorresti dire? Cioè, cosa vorresti dire? Che contusione. Ho capito, no, era giusto per chiedere, avevo dei dubbi. Saronno TV questo. È entrato nel mood, molto bene. Allora, io e Vic suoniamo praticamente da un'eternità. E in due abbiamo girato praticamente ovunque. E la chiudo qua. Poi abbiamo formato questo gruppo, sono 5 anni. Sì, 4 anni. Gelato. Un po' si perde. Dopo un po' si perdono un po' i conti, però effettivamente sì, saranno più o meno 4-5 anni. Ed effettivamente è lunga anche perché ci sono diverse vicissitudini dietro la formazione completa. Il bello è stato proprio l'incontrarsi, non dico in maniera casuale, perché di casuale probabilmente c'è poco o nulla, però l'incontrare le nostre strade musicali nel momento giusto, nei posti più impensati però. Infatti tipo in bagno, no, tipo da uno psicologo, stavamo valutando tutto da legare la formazione, erano tutti da me loro in cura perché è stata una tentazione, quindi di conseguenza siamo, scusa Dave, Saronno TV, okay, no, segnamela poi, tipo Andrea ricorderà adesso come ci siamo incontrati per poi proporgli, diciamo così, di
di entrare a far parte di questo che era un progetto di inediti che tutto sommato, sai, non è così facile accettare? Supermercato. Belle, cioè, poi il posto giusto, il posto giusto poi, esatto, per i musicisti tra l'altro. Ci siamo salutati e io parlando chiaramente di musica. Quindi sei stato abbordato? Parlando di musica. Tra una, un pezzo di bresaola, esatto, e un culatello. Esatto. Stato. Io ero rimasto da poco a piedi con la band e niente, quindi mi fa, c'ho qualcosa da proporti e da lì scambio di contatti e poi dal giorno dopo siamo partiti con questa cosa, siamo partiti a... mi ha fatto sentire i pezzi, abbiamo provato e poi c'era il punto di domanda del bassista, perché comunque eravamo in tre e... vabbè, ma non serve tanto. E quindi... eravamo alla ricerca e da lì poi io questa la storia come si è evoluta, esatto. Come... ma infatti lo sa Gabri. Ci siamo trovati al pub. Ma poi c'è, al cioè, bar una, proprio. È una formazione costruita. Davanti a una questa, birra. Sì, io cercavo un chitarrista, loro cercavano un bassista. detto fatto. Gira e gira siamo arrivati alla birra. Ma la birra unisce, ragazzi. La birra unisce, c'è poco da fare. Sono astemia. La birra unisce, ragazzi. Cioè, capite che unisce la birra, capito? È una cosa... beh. È interessante poi l'evoluzione di tutte queste situazioni, perché davvero possono... Siamo a Saronno TV, capite qual è il problema? Cioè, vabbè, no, è molto interessante perché in realtà sì, sono delle dinamiche che si sviluppano poi in contesti totalmente strani, totalmente strani. C'è un aneddoto interessante su... interessante, per quello che può valere. No, col Gabri... l'ha detto proprio da milanese, col Gabri. Allora, no, ma io sono di Como, ci tengo Lago di Como. Allora, Lago di Como. Visit Como Lake. Lago di Como, per favore. Allora, per favore. E sei sempre al fiore di strada. Che nel momento stesso in cui io gli stavo mandando un messaggio, perché pensavamo lui, giustamente, lui me l'ha mandato a me. E non ci sentavamo da 6 anni, forse. Questo è Love Me, Questo è proprio... cioè, non proprio... è una... era, cioè, la verità. Però io dico quello che ha detto lui prima, che secondo me è correttissimo, niente succede per caso. E nulla cade per caso. Niente, proprio niente, niente, assolutamente. Infatti il feeling c'è, le canzoni suonano bene come devono suonare. Beh, da quanto tempo avete questa formazione, quindi? 5 anni, tanto. Appunto, quindi, ma io non me le ricordo. 5 anni! Io non mi ricordo le scarpe che su, se non le guardo, devo chiedergli un paio di domande, come vi chiamate? Però in realtà, se da tanto tempo che comunque siete assieme, c'è qualcosa di buono, capito, tra di voi, a parte voi singolarmente che ci avete delle facce, però dico, capito, personalmente parlando, se no una band non esisterebbe un gruppo musicale, cioè ci sono, uno fa il turnista e allora è diverso, diventi freddo e comunque ti danno in mano uno spartito, un minimo devi essere amico, no, delle persone con ma cui... sì, ma più di amico, cioè una persona dice addirittura devi arrivare al punto di contatto più intimo per persone dello stesso sesso, cioè addirittura. Sto avendo dei problemi, scusi, io non ho capito cosa ha detto. Se, allora, lui sta dicendo... una bella così, allora. Questa era bella. Però dai, non so se si è capito... Sì, si è capito benissimo. Sì, no, assolutamente. Sai, mi è venuta in mente una cosa, quando lui è, non so perché, è un'associazione di idee, tu sei psicologa, potresti spiegarmelo. Quando lui ha detto turnista, sì, non so perché, ma io ho sempre pensato a un tornitore. No, io mi immagino in una band uno che suona col tornio Dire tutti i sabati. Beh, davvero. Te lo devo dire tutte le settimane, ma le hai prese pilloline? Porca puttana, mi sono dimenticato. Te le porto io. No, le ho prese, erano blu, le ho prese e c'ho un fastidio, porca. Sai che è più grave se le dimentichi tu le pilloline, però. Che dici? Cioè, io sono così prendendole. No, ma non quelle pilloline, quelle. Mi piace. No, Maria, io esco. Sta anche diventando un po' rossa. Vai avanti, che questa cosa me la voglio godere. A proposito di aneddoti, visto che ormai la piega è questa qui, di questa prima tranche, per il quale mancano 20 minuti e mezzo. Giusto? 20 minuti e mezzo, Giuseppe. 22:03, 22:01. Forse solo 2 minuti. That's the final countdown. Allo stesso modo, appunto, Dave sottolineava da quanto suoniamo insieme io e lui in acustico. La cosa è nata il giorno in cui sono andato a depositare il mio primo brano in SIAE.
io ho messo il piede fuori dall'ufficio CI di Milano e mi è arrivato questo messaggio suo. Caramba, su un che sorpresa! È stato anche lì dopo anni comunque che non ci si sentiva più. Vabbè, ma che genere fate? Band? Stiamo parlando di band? Band. Ok. Il genere è sempre un po' difficile, è sempre un po' una cosa che rimane etichetta per gli scaffali dei negozi di musica, però sicuramente più contestuale in un rock italiano, forse un po' più vecchio stampo. Cioè un po' Litfiba volendo, potrebbe? Tra l'altro noi arriviamo Piero da... ci segue. Ciao Piero, mi devi ancora 50 euro. Noi arriviamo da quattro influenze sicuramente, non dico diversissime, ma con una certa eterogeneità. Eterogeneità. Noi pensavamo all'influenza. Sì, non lo trovi anche sullo yogurt. Anche a me è passata la eterogermina, pensavo così così. Per cui non è stato facile, però probabilmente è proprio quella la nostra forza. Cioè il fatto di comporre dei brani e di poi arrangiarli insieme, mettendoci uno suo, insomma, ha fatto nascere un genere che non so, Andre, tu che sei la parte, il midollo spinale della parte ritmica, insomma, definiscilo tu, perché io quei termini sai che mi incazzo facilmente. Ma rock italiano, ma esatto, mi è piaciuta la definizione vecchio stampo, perché io mi dissocierei dagli anni 2000 proprio. Lui mi sembra proprio la parte più tranquilla del gruppo, cioè allora, cioè vi ho detto un secondo che esatto, è rock italiano, quindi non mi scassate il cazzo. Esatto, quello sì, quello è il concetto, esatto. È la calma prima della tempesta. Esatto. Beh, io direi a questo punto, li abbiamo fatti parlare un po', è arrivato il momento di ascoltare il loro pezzo acustico, il primo, che si Folk. Chiama... E beh, ragazzi, ascoltiamoci. Questione d'avidità, al tavolo grande mischia la mia tesa non cambierà, denso il fumo che sale, morte al primo che tossirà, c'è poco da fare, questo schermo assale la mia età, dove è finito l'uomo, le sue parole, la mente non si ascolta più. Pensare fermerà, sbaglio forse a gridare, ma qualcuno mi seguirà, è il dubbio il nostro male, apparire o libertà, persi nei consumi, oh! Ma sai che sono due giorni che c'ho l'iPhone che non mi va? Dove è finito l'uomo, le sue parole, nell'aria sporca il grido, si perderà. Thank you.
Bentornati Stalker, siamo ancora qua e se siete qui, siete voi anche qui, quindi cioè, se io sono qui e voi siete qui, ci stiamo guardando, quindi se voi guardate me, io guardo voi, e quindi se seguite la trasmissione io sono contento perché, cioè, quindi, madonna mia che fatica, non riesco a parlare. Vabbè, stiamo qui con Tentazione, ce la posso ce la posso fare a non dire i Tentazione, perché loro non vogliono che io dica i Tentazione, siamo qui con Tentazione, che uno il nostro gruppo. Che uno parte così, quindi io abbiamo sentito folk. Non c'era qui, qua e qua. Scusatemi, parlavo tra me e me, no, stavo ragionando prima su una cosa. Abbiamo sentito folk, ci hanno fatto sentire folk. Sì, molto bella. Pezzo del loro album, che ha un testo, insomma, di un certo tipo, no? Non parliamo di sole, cuore, amore. No, difficilmente le nostre canzoni parliamo d'amore, salvo rari casi dove ci obbligano, e anche in quei casi evitiamo di usare la parola amore, perché a parte il fatto che la parola è sopravvalutata e sciupata, bisogna usarla con parsimonia. Bravo, condivido appieno questa cosa. Sì, sì, si dice perché mi sembrava una cosa intelligente. Cioè, lo so che magari amore, potrebbero. Amore. Sì. No, in realtà è vero, perché anche dal mio punto di vista viene utilizzata troppo questa parola qua. E si è perso un po' il valore stesso della parola. Quindi di conseguenza forse sì. A sproposito. Bisognerebbe moderarla. Così come di contraccolpo, e il folk non solo a livello, come dire, così, più elevato, ma anche a livello molto di vita vissuta, si cerca un po' di provocare sul vivere per come viviamo noi, quindi di contro rispetto a quello che stiamo dicendo adesso, anche la voglia di dire le cose per come stanno, cioè ok, non usiamo le parole a sproposito, però usiamole, quindi io spesso insisto nel dire che se voglio bene a un amico glielo dico, è una cosa che guarda difficilmente si fa, bravo. Io sì, ti voglio bene, sei sempre un po' esagerato, tua sorella, cioè. Adesso per fare il momento serietà, che sembra assolutamente strana questa cosa, poi detto da me, figurati, però è proprio vero quello che hai detto, perché spesso e volentieri dico, se tu vuoi bene ad una persona, qualunque essa sia, può essere la mamma, il papà, il fratello, un amico, una persona, una fidanzata, qualsiasi cosa, è necessario che tu glielo dica, perché poi in realtà tra due minuti non sai quello che succede. Ok? Quindi ci sono un sacco di sfaccettature riguardo a questa cosa, ed è molto bello quello che hai detto. Bisogna dirlo. Bisogna uscire dal mood dell'orgoglio, di tutte queste cose e farlo. La parola del giorno è mood. Sì, mi piace. Tipo, sono andato alle 6 lunghe e faccio, scusi, c'è un mood di mozzarella? Ma che mood dici io? C'ho la mucca se vuoi. Faccio, la mood vuoi. Vabbè. Bravo, è la stessa cosa, vai. Allora, Vic ha scritto il testo, linea vocale, io la musica con le chitarre, è tutto. Generalmente è così, non ti faccio parlare oggi. Allora, nei pezzi dell'album sì, poi scriviamo anche singolarmente, come Stanze dei Segreti, la musica viene da Andre. Harry Potter. Poi ci sono anche canzoni altre scritte singolarmente da Vic, singolarmente da me, da Andre, da Gabri e tutto. È un mix, cerchiamo di mixare le cose, anche perché ci sono più generi, no? Cosa vuoi, la cartellina? Se noi arriviamo, personalmente arrivo dagli anni 70 come concezione musicale, e un altro arriva dagli anni 90, un altro arriva dagli anni 60, si deve cercare di mixare le cose in una maniera giusta, col sound giusto, certo, rapportato al 2015. C'era una domanda dal pubblico, Lele Gig? C'è una bellissima frase nel pezzo che abbiamo appena ascoltato. Quale? Dove è finito l'uomo? Dove è finito l'uomo? Ah, domanda. Dove è la risposta? Dove è finito l'uomo? Infatti la provocazione è proprio, cioè è un pezzo provocatorio, vabbè, ma sembra quasi una moda ormai fare quelli che esagerano. Non mi sembra un pezzo esagerato nelle tematiche, però è la domanda che, sempre ricollegandoci a come mai suoniamo insieme da questi anni e ci troviamo così bene. Che un'idea ce la stiamo facendo, adesso conoscendo. La fortuna è proprio quella di aver trovato una linea di pensiero comune, nonostante generi diversi, estrazioni sociali diversi. Per esempio, io sono Duca e lui invece è Marchese. No. Sono entrati nel mondo. La domanda c'è perché, vabbè, la tiro breve, ho avuto esperienze lavorative che mi hanno portato a conoscere molti ragazzi giovani e credimi, non è facile stare tranquilli ad oggi, considerando quello che è l'idea delle persone che crescono, di se stessi e del mondo che li circonda. Abbiamo parlato appunto di ragazzi giovani, ma voi quanti anni avete? Vabbè,
Partiamo appunto da lui, dai. Quanti anni hai te? A breve 31. Come giovane, come Fantatino. Che ragazzino. È un ragazzino. Quanti? Ma sei fidanzato? Aspetta, sì. Ma dopo, facciamole dopo. Ah, perché loro vogliono saperlo. Le stalker, le nostre stalker vogliono saperlo. Diciamo che abbiamo tutti la stessa età più o meno, stiamo lì a formalizzare. Sì. Guarda, lui è il più vecchio, allora, capito? Allora, lui non è il più vecchio. Lui, perché è la tua età. Ragazzi, lui è il più vecchio, quindi... giustamente. No, allora, più o meno 31, quindi quello è l'età. Sì, sì. Ok, sì, perfetto. Sì. Vabbè, siete fidanzati, quindi, a parte lui che ha già dichiarato d'esserlo? Il ghiaccio, quando fai questa domanda c'è sempre il ghiaccio. Se capito? Dite di no, sarete venduti, al pubblico. C'è problema. Felicemente, sì. Ma perché va in televisione, l'ha detto, secondo me, capito? A parte gli scherzi. Sì. Allora, io no, ma sono innamorato, quindi... tu le leggi? I don't speak this language, I only speak... Allora, tu non perdi occasione di venderti una volta che te la porgo così sulla piatta? Scusate, ragazzi, scusate, piccolo siparietto, cosa mi stai porgendo? Tra l'altro, ho urlato talmente tanto che dopo... Sì, ti farà un culo così, capito? Perché spara il picco d'ascolto... No, noi facciamo una trasmissione seria. È salito, cioè giustamente loro ci stanno facendo... Esatto. Allora, no, dicevamo... E cosa stavamo parlando? Io ho perso completamente. Che cazzo sto... Vabbè. Stavamo parlando dei loro pezzi. Suonano? Faccio finta di niente. Se preferisci parliamo di birra, però non credo che... Bella, mi piace questo discorso qua. Tra l'altro, cioè, conosco un posticino dove si beve veramente una birra ottima. No, allora, il prossimo pezzo che invece noi ascolteremo si chiama? Harry Potter e la... Camera dei segreti. Che è tratto appunto dall'omonimo libro, quindi Harry Potter e la Camera dei segreti. Non sapevo che aveste fatto la colonna c'è sonora. C'è un vaso dove attingere. Fighissima sta cosa, però tra l'altro. La colonna sonora bello. Di... No. Ma infatti sai che... Cioè, avevo una mezza idea, cioè, mi sembrava di averli già visti, di conoscerli così. Sì, lui ha gli occhialini sì, è vero. Sì, lui ha gli occhialini tondi, gli manca la cicatrice. Mi dà un microfono. Adesso 10 punti a Grifondoro, passo il microfono. Guarda! A chi l'ha scritta la canzone? Adesso, se andiamo avanti così. Ce la fanno a nulla. No, più che altro perché abbiamo 4 minuti e 40. Se vogliamo andare avanti a sparare stronzate 4 minuti e 40, lo dite. Ci mettiamo... Pensa che sono 45 minuti che spariamo a stronzate. Non sono solo 4 minuti. Nevrosi ossessiva. Vai devo avanti. A sistemare la chitarra. Stanze. Di cosa parla? Stanze. Ma in realtà, allora, io ho scritto la parte musicale. Ok. Avevo questo... in testa questo giro di accordi, comunque di musica, e ho sentito subito che funzionava e quindi l'ho proprio registrata col telefono in casa e gli ho girata loro e è piaciuta subito, cioè ha avuto subito un bel impatto, infatti poi Vic in pochissimo è arrivato in sala con un testo bellissimo che... mi è piaciuto veramente subito e niente, e così è. E abbiamo deciso di tenerla acustica così perché è proprio intima, è proprio... Ah, ecco, quindi questa rimane acustica. Sì, esatto, sì. Okay. È partita acustica, ma rimarrà così. Ma qual è quelle sensazioni, quelle emozioni, quelle situazioni che poi ispirano la scrittura di un testo? Che fanno tutte rima, tra l'altro, le situazioni, le sensazioni. Sono un rapper. Io più che altro, vabbè, poi mi piacerebbe sentire anche un parere, vabbè, te la spiego. Che domandona, è come chiedere a un genitore quale figlio preferisce o come ha fatto a fare un figlio. Cioè, molto bella questa risposta. Può anche rispondere, però è parziale. Guarda, su questi casi, per esempio alcune musiche anche di Gabri o di Dave, appunto, la cosa bella, davvero non sto vendendo nulla, non è che stiamo vendendo... Il nostro gruppo non è Mastrota, ok? Quindi state tranquilli. Per però favore. La cosa bella è proprio vedere come ci si ritrova senza parlare, perché poi il bello è quell'intesa famosa che vedi sul palco è quella. Cioè, noi quando suoniamo, in realtà stiamo parlando suonando. È una cosa un po' diversa, una cosa positiva. E anche nella musica, quando Andrea ci ha girato questa musica, è stato facile trovare il tema. È stato facile trovare la metrica. È stato facile trovare il tema, secondo me, perché forse avete delle cose da dire. Certo. E la cosa invece che a me incuriosisce, infatti volevo chiedere questa cosa qua, è come dal punto di vista strumentale, perché io come strumentista, insomma,
lasciano quanto desiderare, come dal punto di vista strumentale uno strumento tipo il basso possa essere plasmato su una musica già scritta, perché comunque anche la struttura era abbastanza definita, no Gabri? Lo fa anche le domande, hai capito? Sì, Marzullo. Ma io andrei. No, è bellissimo poi dopo appunto lavorare già anche a volte su un pezzo già che è già stato composto, e farsi trasportare dal testo, dalle chitarre, dal solo, si ascolta un pochettino, dopo entri, si entra bene nella situazione. Beh certo, ci vuole testa, non serve protagonismo, anche perché è un pezzo comunque che davanti c'è la voce, c'è un bellissimo solo, e quindi pian pianino dopo si arrangiano i pezzi. È molto bello, è bellissimo anche arrangiare un pezzo senza dover per forza dire compongo, voglio essere. Va bene. Sono sembra strano, però le loro risposte mi fanno rimanere bene, capito? Sì. Perché sono molto allineati, sono sì, molto siete molto allineati. Amalgamati. È strano comunque, perché spesso e volentieri quando noi intervistiamo delle band si amalgamano, ma per forza, no? Perché comunque hanno un obiettivo in comune, arrivano appunto da delle influenze diverse, quindi cercano poi di andare d'accordo per l'obiettivo appunto comune. Sì, prima scelgono l'obiettivo, esatto. Poi si mettono d'accordo, sì, no? Sì. Si trovano. Invece per voi è completamente diverso. Ma questo nasce, cioè a mio parere, il rispetto, oltre che personale che abbiamo tra di noi, il rispetto artistico. Cioè qua, come diceva Gabri, non è questione di protagonismi o meno, se una canzone è scritta ed è bella, la si suona con la stessa intensità. La scrivo io, che la scrive Vic, certo. Che la scrive Andrea, la scrive Gabri, no, cioè, è parte tutto di un progetto comune di... Va bene, riuscite a farla vostra, insomma. Esatto, sì. Ma l'arte deve funzionare così, perché da soli non si va comunque da nessuna parte. Certo. No? Io adesso non vorrei rovinare il momento bellissimo che hai detto. Però lui. Direi che l'ascoltiamo. Sì, direi che comunque c'è una cosa che poi soprattutto li accomuna, secondo me, lo Xanax. Secondo me li accomuna. Stanze dei segreti, ma io pensavo il vino di Stanze. Con lo Xanax, vedi, io te l'ho detto, ho capito che c'era qualcosa che... Voglio tagliare questo momento basso. Ma no, ma era Stanze vero. Dei segreti. Era vero. L'ascoltiamo. Era passato meglio. Tentazione. Guiderò con la luna dietro ai tetti per sorprendermi, e perderò, saranno tue le chiavi, stancherò giovani incubi, avrò parole di sete di te, mi chiederò se noi, se ti saprai fidare, e perderò per te il mio lato sconosciuto. Stanze dei segreti, e sarà dolce amaro chiedersi che nome gli darai. Parlerò di te con me, mani al petto per arrendermi, mi chiederò, saprai trovare queste chiavi, e perderò con te ogni mio vestito. La via di me
adesso e poi dentro il mio segreto. Dimmi di te, dimmi di te, non parlo, dimmi di te, yeah, yeah, yeah. Bentornati Stalker, siamo ancora qua, come direbbe un mio grandissimo amico, siamo ancora qua, tra l'altro gli ho scritto anche un paio di pezzi. Chi è? Si chiama Rossi. Rossi, sì, Valeria? Rossi. No, 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 si chiama Rossi comunque anche lui. Valentino? No, Valentino, canta Valentino? Secondo me sotto la doccia. Tentazione, benissimo ragazzi, allora abbiamo ascoltato anche il vostro pezzo, molto bello anche questo, ne abbiamo parlato già abbondantemente, quindi è tratto da Harry Potter, come abbiamo detto, quindi da questa meravigliosa collana. Ci fanno del male tra un po'. Era per... No, scusa, io ho sentito un recital che diceva, ebbene tu che sei di Grifondoro, non puoi essere di Tasso Rosso, quindi è vero, cioè recitava così il pezzo, giusto? Ci sarà un fuori onda, quindi là, ci sarà un fuori onda, quindi prima o poi, perché erano 11 minuti. Questa esperienza davanti alle telecamere è la prima vostra o avete Sì, mi sa che anche l'ultima. Esatto, lì volevo arrivare. È la prima volta che fate un'intervista così in TV? Sì, è la prima intervista. Pensa che shock. Guarda, lui c'è sempre, vedi, cioè diplomatico fa... Sì, guarda, la prima intervista... Adesso arriva la tempesta. Ma è la prima intervista, fatta bella l'intervista, però con due rompicoglioni così magari anche no. Guarda che è l'ultimo blocco, quindi adesso mai più la tempesta. Sì, no, puoi dire quello che vuoi, non ti preoccupare, se vuoi mandarci a cagare fallo pure. Tanto noi conosciamo la strada, perché ci si manda spesso, capito? Quindi non ti preoccupare. No, no, tranquillo. Sono tranquillo. È quello che mi preoccupa, capito? Cioè, quello che mi cioè, dice che è tranquillo. Io, capo, posso uscire io? Sai, non vorrei mai che poi dopo si incazza. Vai pure. Ok, ciao. Questa è la stima tra colleghi. Va bene. Torniamo a parlare di musica, che è il motivo per cui loro sono qui, giustamente. Album alla... Non erano le birre? Forse erano anche le birre. Però. Album all'attivo, album in progetto... Album, ci stiamo arrivando alla fase conclusiva e quindi a breve avremo l'onore, avrete l'onore di sentire. Posso farvi una domanda? Perché no, non posso, puoi farvi una domanda? Cioè, posso fare una domanda? Sono stato anche educato, scusa. Scusa prof, posso fare una domanda? Perché avete avuto questa scelta stilistica di voler cantare in italiano? Sembra banale come domanda, però in realtà ti preclude un mercato extra, capito? Cioè, quindi lavori solamente sul pacchetto Italia, invece potresti, scrivendo in inglese, lavorare un po'... Su questo Vic... No, ma siccome Vic si sta facendo gli affari suoi, perché... No, vedi, no, ma su questa cosa so che ci tiene molto, oltre... Chiaro, ci teniamo tutti, ma lui ha le giuste parole. Mi devi per forza far dire le parolacce anche a sto giro. Ma guarda, ci sono diversi motivi. Il primo in assoluto è che noi siamo italiani e quindi cantiamo in italiano. Perfetto. Appunto, perché siamo anche orgogliosi di esserlo, a differenza di molte persone.
e poi ognuno è libero di fare quello che vuole. È anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto una parola in italiano come nome della band, senza scimmiottare nessuno. E poi perché, proprio perché siamo italiani, se vogliamo fare qualcosa di bello in Italia e valorizzare il nostro paese, forse è il caso di farlo comunque in italiano. Certo. Poi bello, brutto, è discutibile, ognuno trarrà il suo giudizio, però se tanto mi dà tanto si è un po' più credibili facendolo nella propria lingua piuttosto che in una lingua che non ti appartiene, per quanto io sappia l'inglese solo per le canzoni che ho cantato in passato, ma non ho sicuramente la pronuncia di un madrelingua. Quindi poi parlare di mercato, vendite, oddio, ha poco senso, cioè noi facciamo quello che reputiamo essere più rappresentativo di quella che è il nostro modo di vivere. Ti ho fatto questa domanda proprio perché tante volte, intervistando appunto delle varie band, loro ci hanno fatto notare questa cosa dicendo: guarda, noi sì, siamo italiani, però scriviamo in inglese in modo tale da avere un mercato un po' più ampio. Quindi sono prospettive diverse, certo. Capito? Assolutamente. Ogni tanto con la scusa del suona meglio, no? Certo, secondo me invece... Certo. Boh, guarda, le teorie sono tante, infatti non è che siamo qui a dire giusto o sbagliato, non è quella la questione, è una scelta, no? Che è la cosa più bella che si possa fare nella vita, è scegliere. No, però trovo corretto quello che tu dici rispetto alla pronuncia, perché ogni tanto vai in giro, insomma, nei locali e trovi band che magari sono anche brave, magari sono anche bene, ma once gaps gone away... Trovi delle robe, no, davvero, che, adesso che quello è slang, quello è slang stretto, è inascoltabile, no? Si arriva anche ad estremi, perdonami se ti interrompo, si arriva anche ad estremi veramente, non dico imbarazzanti, ma quasi, dove le persone scelgono un genere di nicchia appositamente perché così hanno la possibilità di girare all'estero, perché all'estero magari quel genere va. Sì, vabbè, sì, sì, sì. Quello sì. È ancora un'altra, no, per dirti, no? Scelte, noi, ma noi sembrava... Tipo quale genere? Natura. No, non posso perché sennò... anche sì, anche un'idea ce la siamo fatta. Di solito è quello. Ce la siamo fatta, più o meno... Vedo sì. Lo scettro intanto, così. Beh, sicuramente per te. Io parto, è corretto tutto quello che hai detto, personalmente parlando preferisco comunque i testi in italiano, anche perché li capisco, quelli in inglese ho un po' di difficoltà a capire che cazzo volete. C'è anche un altro problema, il fatto che alcuni in Italia scrivono in inglese ma scrivono male in inglese. Vero anche questo, vero. Quindi certo, se devi usare parole tipo sono andato a bermi la birra al pub... Non so quanto mercato possano avere. Diciamo che comunque messo qua in Italia per come Jim Morrison per forza, però devi sapere usare anche bene. Jim che ci segue tra l'altro. Sì. Ciao Jim. Ciao. Però aggiungerei anche che c'è un bene che in Italia si sapesse di più l'inglese, tra parentesi. È vero anche questo. Perché se no rimaniamo ancora in Medioevo e il mondo si parla in inglese. Però in Italia l'arte italiana è italiana. Non siamo nel Medioevo. È giusto così. Cioè noi proprio viviamo all'interno del Medioevo, cioè tu pensa che comunque nelle altre culture europee, senza poi andare chissà dove, parliamo dei paesi nordici, già hanno un'evoluzione completamente diversa dalla nostra, perché l'inglese lo parlano già quando sono in fasce, parlano la loro lingua madre e in più anche un'altra lingua, quindi escono già con una concezione, una preparazione che è totalmente diversa dalla nostra. Certo, noi sappiamo solo il dialetto ed italiano. No, noi quando ti chiedono sai inutile, l'inglese, cioè, la risposta generica è scolastico. È vero. Che vuol dire the pen is on the table, the book is on the a desk. A me quando lo chiedono mi dicono ma tu sai l'inglese, io non dico mai scolastico. Dico McDonald's, che voglio dire, cioè che proprio l'inglese McDonald's che è semplice, quindi ciao Big Mac, così hamburger segue. Cheeseburger, guardo la tristezza sul cameraman e oggi era la prima volta, cioè in effetti era strano perché non l'ho ancora incrociato, oggi ho visto la tristezza, esci da quel corpo. Comunque in Italia bisogna valorizzare, c'è l'arte, bravi, che bravi, c'è bravi, in Italia, piace l'architettura, questo. La moda, il vino, il cibo, le belle donne, la musica. Vero, Paganini era italiano, Verdi era italiano. Sono d'accordo con te. Ecco, cioè bisogna vedere l'Italia in quel senso, cioè, non nel senso ragazzi, quale. Noi abbiamo insegnato la bellezza e l'ingegno al mondo intero. È vero. Tant'è vero, il primo personal computer, certo, l'abbiamo inventato noi, cazzo. Leonardo da Vinci, poi non parliamo di Leonardo, dire. Che voglio dire, ma i jeans, cioè questa forma che abbiamo su tutti oggi, a parte te, però certo, abbiamo inventati noi. Sì. Certo, cioè, certo. Poi è sempre stata esportata questa cosa, perché purtroppo il problema dell'Italia è che se tu hai un'idea buona non puoi svilupparla. No, devi andare via, certo. Devi andare e poi noi tendiamo un po' ad essere esterofili comunque, quindi a prendere noi esterofili. Sempre un'altra cosa che trovi sull'etichetta dello yoga. Vogliamo andare fuori dalle balle, sostanzialmente. Ah, ok, ok. No, in linea. Non capivo, cioè usa dei termini pratici, esterofili. Guarda, fuori dalle palle. Sei solo tu che non mi capisci. Ah, sì. Fatti delle domande, dati le risposte.
Avrei bisogno di Marzullo. Marzullo, senti una cosa. Avrei bisogno di birra. No, però no, è assolutamente così. È un peccato. Questo è un peccato proprio perché siamo davvero. Non siamo più il paese delle opportunità. Spesso e volentieri, parlando con appunto varie persone, tra cui anche artisti, ci siamo sempre detti: se noi fossimo vissuti in America, probabilmente le nostre idee sarebbero un lavoro. In realtà, perché davvero l'America è il paese delle opportunità con tutti i controsensi che ha, perché ne ha miliardi di controsensi. Però se è una persona che ha voglia di credere in qualche possibilità, loro ti danno un aiuto, capito? Qui invece in Italia ti mettono i bastoni tra le ruote. Però se fossimo nati in America saremmo americani, non italiani, quindi capisci. No, ma cioè, infatti, allora, guarda, come disse, mi sembra che Gaber... Voleva abbassare il livello. Disse, tipo, io non mi sento italiano... Per fortuna purtroppo lo sono. Ma per fortuna purtroppo lo sono. È meravigliosa questa frase, eh? Ma per fortuna purtroppo lo sono, è bellissimo. Va bene. Ragazzi, diamo i vostri contatti. Dove vi trovano i nostri stalker se vogliono venire a sentirvi suonare, a lanciarvi un po' di monetine? Sicuramente ci trovate, c'è il contatto Facebook. E lì ci sono tutte le date dove pubblichiamo le nostre foto, i nostri lavori. Adesso siamo in studio, stiamo finendo di registrare, quindi diciamo che per aggiornarvi è tutto lì. Allora cercate su Facebook Tentazione Band, YouTube. Abbiamo un canale YouTube, ma poi dopo i contatti sono tutti... È tutto linkato da Facebook. È tutto linkato lì, sì, esatto. Certo che veramente Mark Strutzenberg... Quello lì di Facebook. Una sgaps. Ecco, Strutzenberg. Cazzo, ha fatto una cosa incredibile veramente con Facebook. Sì. Cioè, bravo Mark, sei in gamba. Ho un paio di idee, se magari mi chiami. No, davvero, perché tu pensi che da una cosa semplice, guarda cosa ha sviluppato. Ma lui dove è nato? In America. E allora, porca puttana, me ne vado. Io basta, mi sono rotto le palle perché non si può stare qui. Finalmente, ragazzi. Vino. Oh, vino. Ma io sono astemia. Te alla pesca, che c'è l'aereo per Londra che parte, esatto, andiamo tutti a Londra. Ho trovato occupato il bagno. E anche tu verrai pesantemente cazziato. Sì, penso anch'io che adesso appena uscirà il fuori onda mi dirà: minuto, allora ti ho detto che non ti devi spostare, se ti devi spostare mi devi chiamare, mi farà un culo così a capanna, capanna. Oggi siamo vuoi concludere, prendiamo in mano la situazione. Bravi. Volevo fare una domanda ai due pensate di andare avanti molto con questa trasmissione? Sì. E così funziona. Cosa dici? Andiamo avanti finché non ci scanniamo. Sì, va bene, ci può finché anche non stare. Ci licenziano. Soprattutto tronco, finché non ci licenziano, guarda, non ci querelano. D'accordo con i miei fratelli di musica. Vediamo ancora 15 secondi di puttanate, prego. Sei sicuro? Guarda che sono tanti, eh. Sono già 10. Non si fanno a comando. Non si fanno a comando. No. Ma parla per te. Secondo me si apre la valvola. Iniziano ad uscire a rapido. Logorrea, assolutamente. Ok, avete finito? Bene. Sono passati. E quindi facciamo il gancio noi, visto che andiamo a ascoltare un altro pezzo, giusto? Meno male che ci sono loro. Meno male che ci sono loro, ragazzi. Ce l'ha da speaker proprio. Un altro pezzo, signore e signori. Sì, un altro pezzo. No, Maurizio Semandi. No, ma se tu avessi altro da fare, noi. Tu dicevi. Vabbè, voi avete altro da fare, noi no. No, io dicevo solo musica. Per il prossimo grandioso futuro, dico, se lui avesse altro da fare. Sì, ci sarà un nuovo conduttore. Va bene. Sarà lui. Abbiamo 30 secondi. No. Siamo tranquillo, puoi sforare un pochettino. Okay. Vai. Presenta l'ultimo pezzo. Tu dicevi appunto: se fossimo in un altro paese avremmo avuto magari chi ci poteva mettere insomma in condizioni per portare avanti quello che è un lavoro, perché per noi comunque rimane un lavoro. Assolutamente, facciamo fatica. Sì, certo. Però è anche vero il contrario, che in Italia siamo troppo abituati a piangerci addosso. Vero. E a non fare niente. Nel prossimo poi pezzo, infatti, che da quale, come diceva Dave, abbiamo tratto il nome per la band, parliamo un po' anche di questo, del fatto che è tutto un po' un casino, è tutto però una bellissima tentazione, e piangersi addosso è proprio l'ultima delle possibilità. Beh, io direi di ringraziarli per essere stati qua con noi, grazie per le chiacchiere, grazie per le cazzate, però grazie a voi. È tutto un po' così. Il brano che andiamo ad ascoltare Che Tentazioni. Che Tentazioni. Che Tentazioni. Lo ascoltiamo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ringraziamo loro, vi ringraziamo voi. Volete dire un'ultima cosa velocissima? Volgare. Noi quindi ci vediamo. Forse. Se non ci licenziano, ci vediamo la prossima volta. Non lo so, magari sì. Io esco. Vabbè. Ciao. Che tentazione. No, tentazione. Suona, sombra.
ciao o già sarà un'altra volta meglio. Lei è che aspetta, siamo noi a regalarle un volto. Che tentazione, l'idea di vivere per consumarsi, combinazione, lo sto già facendo, no. E ho promesso di no. Che oggi sia domani o giù di lì, il gestore che ti stronca, di occasioni neanche l'ombra, sembra un incubo. Che tentazione, l'idea di vivere per consumarsi, la soluzione. Ancora un attimo, un'altra pelle cambierò, perdendo il battito come fosse il suono, a dirmelo. Riprendo il battito come